Quest'ampia area verde riqualificata, che appartiene alla scuola media dell'Istituto Comprensivo 43esimo Tasso San Gaetano di Piscinola, è il risultato della collaborazione proficua tra il Comune di Napoli e la comunità di docenti, genitori e studenti che vivono quel territorio. Lo stato di degrado e di abbandono, documentato nelle immagini, è stato spazzato via dalla determinazione di genitori e professori che amano la loro scuola e hanno deciso di renderla migliore. La riqualificazione di quest'area non è stata curata dai cosiddetti esperti del settore, ma è stata impostata, programmata, progettata e realizzata da docenti, genitori, cioè da quella che io chiamo la comunità educante. I papà Fabbri hanno realizzato le porte per il campo di calcetto, le mamme e i genitori hanno spianato il territorio, hanno cominciato a realizzare l'orto, cioè tutto il lavoro è volto a costituire intorno alla scuola un'oasi, un giardino per i bambini del quartiere, in modo che la scuola si possa aprire veramente e dall'aula si possa passare al giardino, al campo, senza soluzione di continuità. Il progetto si intitola Un'oasi nel mio quartiere ed è stato finanziato per circa 11.000 euro dall'assessorato all'istruzione nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. Il grande giardino, ripulito e riqualificato, è stato inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del presidente di municipalità e potrebbe diventare uno spazio a disposizione del quartiere destinato al gioco e al tempo libero. Abbiamo un campetto di calcio alle spalle dell'istituto che è stato creato, c'è un'area delle emozioni, un orto e la possibilità di poter utilizzare questi spazi ovviamente con una cura, con manutenzione, perché ci è voluto tanto per realizzarli. E speriamo che possa diventare un parco di accesso anche al territorio, proprio per garantire un'accoglienza, un'integrazione dell'intero territorio.